Amiche e amici, benvenuti ad Aperi Sabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Nel nostro studio abbiamo rinnovato tutto, Silvina, hai visto? Quindi avremo adesso anche l'opportunità di avere molti più ospiti. E oggi ho una sorpresa per te, ma ancora sì, non la voglio svelare. Abbiamo veramente una grande sorpresa, un grande ospite. Ma cominciamo a parlare di musica, perché il mese scorso c'è stata la giornata mondiale del profugo. Sì. Mm-hmm. E qui ad Amburgo siamo andati ad assistere a un concerto di bambini, tra i quali suona anche tua figlia. Mm-hmm. Sono dei bambini eccezionali. Allora, io sono rimasto semplicemente sbalordito dalla qualità del suono, della preparazione, perché questi bambini, dovete sapere, che suonano tutto quanto a memoria. Senza spartito, mm-hmm. Cioè hanno suonato 40 minuti, hanno fatto questo concerto, tutto a memoria, erano centinaia di note. Ma sai perché? Sì. Perché è un repertorio che sempre si ripete. Sì. E questa è la base. Infatti. La base di questi gruppi, no? Sì. Come Musicalto, no? In questo caso. E poi abbiamo intervistato anche il direttore di questa piccola orchestra. Sì, no? Chino Romero Ramirez, che è il direttore, è quello il responsabile di questo gruppo musicale. Ha conseguito la più alta onorificenza, mm-hmm, qui in Germania, si chiama il Bundesverdienstkreuz, è praticamente la croce del cavaliere del lavoro, sì, qualche cosa di simile in Italia, però è una veramente una grande onorificenza, perché è impegnato con i bambini che hanno una provenienza di genitori stranieri o misti, quindi è veramente tanta di quella pazienza. Anche problemi economici, può darsi, no? È un quartiere un problema. Io l'ho visto al lavoro. Un po' problematico, sì, le volte. Durante le prove io sono già rimasto sbalordito, perché ha accordato a uno ai bambini, sì, il violino, gli strumenti, il cello. È qualcosa di impressionante, ha un rapporto con questi ragazzi fenomenale. Ascoltiamo adesso l'intervista, vediamo che cosa ci ha detto. Hoy estamos con Chino Romero Ramírez, el director del ensamble de cuerdas de música alta. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te quería preguntar, ¿cuál es el propósito de Música Altona? ¿Cuál es el propósito pedagógico y social? Bueno, Música Altona es un proyecto que existe hace ya más de 20 años, y Altona antes era un barrio no como hoy, sino había muchos inmigrantes que no tenían posibilidades de tener clase un instrumento clásico como el violín, sí. Nosotros comenzamos con 14 niños al principio y después se fue doblando, y hoy en día aquí en Altona y en San Pablo, que son los barrios vecinos, que son barrios marginados generalmente, pero ya hoy en día se han mezclado más la gente, y es la idea de que los niños a través de la música sean otras personas y tengan más confianza en sí mismos para hacer grandes puestos en su vida. No está en la calle, no está todo el día con pantalla jugando o en la casa con el computador, o sino tratar de hacer cosas de cara a cara, sí. Y nosotros sí tenemos ese ensamble hace muchos años, todos los viernes, y muchos jóvenes, antes niños, han conservado su amistad a través del ensamble, sí, porque ellos estuvieron juntos en la primaria y después se separaron en diferentes colegios, y ahora lo único que los une ha sido el ensamble, y están juntos hace muchos años y tienen amistades desde muy pequeños y llegan nuevos, y la idea es que los niños tengan otros chances, ir a conciertos, cosas culturales y hacer cosas bonitas, sí. Sí, lo bonito de este público es que siempre se va renovando, porque yo conozco a muchos alumnos de él que empezaron de chiquititos y ahora están en la universidad haciendo magisterio de música o violín, o directamente que ya se han dedicado a la música, muchos de ellos. Me acuerdo que cuando lo conocí le quería hablar después de un concierto, pero no fue posible porque alrededor había una marea de chicos, de niños de todas las edades, abrazándole y dándole besos. Cosa que en Alemania, decime cuál es la receta, porque yo nunca lo vi. Yo no sé, yo. Y no solamente en Alemania, cuando estamos en un encuentro en otro país, es lo mismo, funciona igual. Así que va más allá del idioma esto. Increíble. Y después de tu carrera, que bueno, comenzaste en Colombia, que estudiaste música, luego, muchos años después, estudiaste aquí composición y violín, sí, ¿verdad? Sí, yo estuve en Colombia, estudié pedagogía musical y tocaba en la orquesta.
Después me vine a Alemania, estudié violín al principio y después estudié composición. Y después hice mi máster en composición y yo siempre di clases para sobrevivir. Sí. Y después que terminé todos sus estudios, me di cuenta que a mí lo que me gustaba era enseñar. Que tu vocación era sí. La enseñanza. Y también como lo hacía tantos años, ya tenía mucha experiencia y yo fui también niño Suzuki, digamos. Uh-huh. Entonces me metí al mismo Suzuki, entonces yo ahí en 2 años ya estaba encarrilado ya en los talleres y hasta hoy en día, sí. Y es la cosa que más me gusta. Escribo así música de vez en cuando en vacaciones, pero no me queda mucho tiempo, quizás. Próximo año que hace una ópera, pero vamos a ver el tiempo cómo sale. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo concierto. Chao. Meraviglioso. Allora, dopo tante belle note con dei bambini, naturalmente ci stanno anche delle note poco piacevoli, sì. Perché lo stato di profugo comporta tanti cambiamenti, sì. Cambiamento di lingua, di paese. E per tanti motivi, no? Esatto. Per la guerra, la povertà. Esatto. E quello che siamo andati a sentire da, lo chiameremo Pablo, per questioni di privacy. Sì, non possiamo dire il vero nome. Deve rimanere nell'anonimato. Esatto. Quindi... questo ragazzo viene dall'America Centrale e ha avuto dei gravi problemi. Perciò la Germania lo ha accolto, lui e sua famiglia. Vediamo allora questa intervista. Sì. Adesso siamo con una persona che per motivi di sicurezza non possiamo dire il suo nome né mostrare il suo volto. Che cosa è la más difficile di essere un refugiato in Alemania? Realmente è molto difficile. Lo più difficile è dimostrare che venis di una situazione di conflitto in tuo paese. Y de que eso te causa o te puede llevar a la cárcel o te pueden matar o te pueden causar mucho daño a tu familia o te pueden quitar todos tus bienes, etc. Es difícil demostrar el estado de peligro porque mucha gente viene a Alemania no porque ha sido directamente capturado por la policía, sino porque ha estado en un estado de peligro. Uh-huh. Y eso es lo más difícil de demostrar cuando venís a pedir refugio. En países como el nuestro, la represión ha venido subiendo de forma paulatina y se ha originado, primero eran represiones masivas y ahora son más bien represiones muy dirigidas. ¿Qué significa esto? Que buscan a las personas que ellos quieren, después de un trabajo de investigación que ellos hacen, se dirigen a las personas específicas y a esas personas les puede pasar cualquier cosa. Como te digo, los pueden desaparecer, los pueden echar preso, los pueden deportar. Ahora existe una modalidad que es la deportación. Te quitan la nacionalidad y te quitan tus derechos. Y bueno, esas son las modalidades que hay en Nicaragua. En el caso de nosotros, lo más difícil es demostrar, entonces, como dije, que vivís en un estado de peligro, que tu familia corre peligro. ¿Y por qué Alemania y no otro país europeo? Por ejemplo, España, que hubiera sido más fácil con el idioma. Realmente así fue una situación muy, muy, una decisión muy difícil. Habíamos pensado primeramente en Canadá o en otro país, pero pensamos que Alemania es un país que ofrece... es un país ordenado, es un país que se rige por las leyes y eso nos gustaba mucho. Pensábamos también que era un buen lugar para que nuestro hijo creciera y se formara. Así que fue una decisión, tomando en cuenta esas condiciones o esas circunstancias, que nos llevó a decidirnos por Alemania. Y ahora pasamos al nuestro espacio social. ¿Y qué me racconti? Allora, Silvina. Sta succedendo a Pisa. Che cosa? Da circa 2 mesi. Lo possiamo chiamare quasi il mistero di Pisa. Allora, da circa 2 mesi succede una cosa strana. In 2 uffici postali sì? È impossibile prelevare dei soldi, quindi effettuare delle operazioni al bancomat, perché qualcuno blocca la fessura dove si inserisce la carta con dei biglietti di autobus, con dei fazzolettini.
E veramente sta diventando un rompicapo, perché sono due uffici postali molto molto vicini fra di loro, e quindi, a parte i disagi che sono notevoli, perché ci sono anche persone anziane naturalmente che non hanno la possibilità di andare a fare troppa strada, no, per prelevare i soldi. E allora... Hanno scoperto chi l'ha fatto? Non l'hanno scoperto ancora, ecco perché sto dicendo che è un mistero. Ma molti già stanno ipotizzando che si possa trattare di una persona la cui moglie forse è un poco spendereccia, e quindi, per impedire alla moglie di prelevare i soldi, lui che fa? Blocca sistematicamente questi due bancomat per impedire alla moglie di prelevare dei soldi. Vabbè, comunque, a parte tutto... Spero che, vabbè, si risolva questa questione, magari, però se lo scoprono non solamente avrà problemi con la giustizia, ma con la moglie saranno dolori proprio. E passiamo a un altro tipo di notizia che riguarda un giornale, uno di quei giornali cartacei che purtroppo non riescono a stare al passo coi tempi, perché è chiaro, i servizi online sono sempre più frequenti, quindi si è persa un po' questa tradizione, no? Sì. Sai, in Italia ci sono tantissime le edicole, e il rapporto che si instaura con l'edicolante la mattina è quasi un rituale, no? Ritirare il giornale, comprare il giornale sempre lo stesso edicolante, scambiare quattro chiacchiere sul più meno, insomma. E, allora, il giornale che non ce l'ha fatta dopo dopo 320 anni è il Wiener Zeitung, è praticamente il giornale storico di Vienna. Si potrebbe dire che sia tra i più antichi al mondo, anche se questa definizione di giornale più antico al mondo appartiene un po' a tanti giornali che sono nati tra il 6 e il 700. Invece il Wiener Zeitung, nato come Wienerische Zeitung nel 1703, perché era praticamente il diario di corte dell'imperatore Leopoldo I. Poi nel 1780 cambiò il nome in Wiener Zeitung e si è mantenuto fino a poco tempo fa grazie a una vecchia legge che permetteva di pubblicare annunci di pubblica utilità. Quando questa legge è caduta in Austria, e allora non ha più, lo sponsor. Sì, continuano sempre online, però non c'era più il motivo, insomma, per stamparlo. Ecco. Sì. E allora, ahimè, la prima pagina del Wiener Zeitung recitava per l'ultima volta: 116.840 giorni, 3.839 mesi, 320 anni, 12 presidenti, 10 imperatori, due repubbliche, un giornale, il Wiener Zeitung. E dopo tante belle notizie... Arriviamo al nostro momento musicale. Io vorrei cantare una bellissima canzone di Lucio Dalla. Pare che abbia scritto questa canzone nel giro di un paio d'ore, due o tre ore, solo perché era ospite in un hotel a Sorrento e a quanto pare ha pernottato nella stessa camera dove aveva dormito il grande Enrico Caruso. E quindi all'inizio non voleva questa stanza, poi alla fine aprì la finestra e si trovò davanti il Golfo di Sorrento e lì cambiò idea. E allora disse: vabbè, lo tengo. Grazie a questo contrattempo, diciamo così, ha contribuito veramente a regalare a tutti quanti una canzone meravigliosa, Caruso. E adesso facciamo un pezzettino, Qui devo bere luci e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al Golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie già. E voglio
scioglio sangue di intervene, di intervene. Ai, mi hai fatto veramente piangere, un'altra volta. Allora, non succede, può essere. Allora succede veramente, funziona. Sì. E allora guarda, per il prossimo ospite, ti avevo annunciato un ospite incredibile, e adesso è arrivato il momento, perché sicuramente avrai visto, in questi giorni sta impazzando il web con questi filmati dell'italiano che è seduto in un ristorante davanti a un piatto di spaghetti o davanti a una pizza, inizia a cantare Libiamo, delle arie famose, no? Sole mio. Sì, sì, sì. È incredibile. Sto parlando di Riccardo Marinello. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto e il riso è menzognero. È un fenomeno social, sta avendo talmente tante visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, e noi ce l'abbiamo ospite qui, pensa un po'. Sai che ospite c'è? Sai che ospite c'è? Buona per il sabato a Riccardo Marinello. Ciao, ciao Riccardo, che ciao. Bello vederti. Ciao Antonio. Allora, ho appena raccontato che tu sei diventato un fenomeno virale quando il tuo manager ti ha dato questo spunto, questa idea di esibirti nei ristoranti davanti a un bel piatto di pasta, davanti a una pizza. Però è chiaro, qualcosa di tipico italiano come lui è fantastico, perché veramente sta facendo il giro del mondo, sta diventando un fenomeno social a tutti gli effetti. L'avresti mai pensato? No, io secondo me io l'ho fatto proprio per non per esibirmi in quel modo. Io l'ho fatto soltanto per la gente che stanno vicino a noi. Ho detto dai, faccio una spinta di voce e poi vediamo quello che succede. Ma poi quando abbiamo registrato il primo video e l'abbiamo messo su TikTok, all'indomani, già di mattina alle 5, mi chiama il mio manager Chris Maia, mi ha detto ma tu sei pazzo, ma tu non hai visto che cosa è successo adesso a TikTok? Ho detto no, che cosa è successo? E vai a vedere, abbiamo ricevuti 1.200.000 visualizzazioni. Ci ho detto sì, io ho detto ok, adesso vado a vederlo, e a un certo punto ho detto no, non hai ragione, siamo già a 2.500.000. Mamma mia. E poi abbiamo detto oh, guarda, dobbiamo continuare così, che già è stata una cosa che io ho fatto quando io avevo 8, 9, 10 anni, perché mio padre aveva un ristorante a Düsseldorf e io a un momento all'altro cominciando a cantare, no? E precisamente questo volevo domandarti, quando è nata questa tua passione per la musica? Ah, io ho cominciato proprio da piccolo, quando avevo 8 anni, ho visto una esibizione per un canale tedesco dei Tre Tenori. Caracalla. Mi sono innamorato direttamente, no a Caracalla, questo fu un concerto forse a Los Angeles nel 94-95, sì. E mi sono innamorato direttamente della divina voce di Luciano Pavarotti. E negli anni 90, sì, capisci. Tu sei degli anni 90, perciò tu eri molto molto piccolo quando hai iniziato in occasione del mondiale dell'Italia 90. E lì cominciarono a esibirsi in tre, no? Poi naturalmente cavalcarono l'onda e quindi andò avanti. Però è chiaro, tanti bambini, è importante che non ascoltavano solamente musica leggera, di quelle che ascoltano tutti quanti. E che loro hanno cominciato con questo tipo di musica a farla popolare, sì. Dopo è nato il volo, ci sono nati altri. Infatti. E io penso che adesso naturalmente Riccardo abbia, primo, l'età giusta, e secondo anche la fisicità giusta per uscire, perché ha una voce, un timbro di voce fenomenale. Avete ascoltato prima, ho fatto ascoltare un piccolo brano, quindi progetti per il futuro adesso? Allora io ho un concerto a Leihesalle in Hamburgo, caspita. Al secondo di ottobre.
Al 2 di ottobre. Andiamo. E allora siamo, siamo lì. Sicuramente. Di corsa. Dovete venire perché stiamo facendo un concerto con l'orchestra con una soprana fantastica che ha la, il talento che mentre che canta sta pitturando un'immagine. E questo sarà, sarà una figata. Okay. Di arte interattivo. Sì. Molto interessante. Sì, sì. Sì, sì. Si chiama Tamara Smirnova. Riccardo, allora, tu non sai che piacere, che regalo che ci hai fatto oggi, ecco. Con tutto il cuore. Va bene. Allora, senz'altro appuntamento ad ottobre. Il 2 d'ottobre qui ad Amburgo. In bocca al lupo per stasera, la tua carriera, perché te lo meriti veramente, te lo meriti. D'accordo? Un abbraccio allora. Faccio del mio meglio. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie a te, ciao, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. E passiamo adesso al nostro spazio cinema. Oggi vogliamo parlare di un film nuovo che è appena sbarcato sulle piattaforme streaming. Si chiama Mixed by Harry, un film di Sidney Sibilia, quello che ha fatto un altro film che mi è piaciuto un sacco, L'Isola delle Rose. È un film italiano. Una bella commedia, devo veramente... In napoletano. In napoletano, sì. È ambientato nella Napoli degli anni Ottanta, quando, per caso, per intuizione, chi lo sa, nasce la pirateria musicale. Enrico inizia a registrare cassette. È un DJ che inizia a registrare delle compilation. Sì, lui, il suo sogno è quello di diventare DJ, sì. Però in un modo o nell'altro si trova coinvolto in un'idea strampalata che comunque porta un sacco di soldi. Non vogliamo spoilerare molto, però possiamo dire che veramente come nasce la pirateria musicale è veramente descritta benissimo in questa commedia. Ma addirittura si dice che il nome di pirateria, di pirata musicale, è nato... Sì. Sì, sì. Per un articolo che è stato scritto per lui. Sì. Bene, quindi interessante. Se volessimo dare un voto adesso da 1 a 5 stelle, 4,5. Sì, va bene, 4,5 stelle. Sì. Perfetto. Benissimo, e siamo già arrivati alla fine di questo appuntamento. Se volete potete anche abbonarvi al nostro canale. Basta cliccare sul mi piace, anche abbonarvi al canale, cliccare sulla campanella per ricevere per primi le notifiche su nuovi contenuti. Altrimenti scrivete al nostro indirizzo email e redazione@aperisabato.com. Ricordate che siamo su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Sì, benissimo. Allora, noi faremo adesso una piccolissima pausa estiva, ma saremo sempre presenti. Sempre presenti. Con dei piccoli shorts, avremo tante piccole sorprese per voi. Un ringraziamento a Fabrizio per le riprese. Grazie Fabrizio! E alla prossima puntata allora. Ciao a tutti, ciao! Buon aperitivo sabato a te.